siamo quasi pochi giorni a questa ennesima nuova edizione, che sarà sicuramente bellissima, innovativa, a parte che il percorso nuovo di quest'anno mi seguirà sempre la mia Lancia Lambda Spider Casaro. È tanti anni che mi segue, tanti anni che mi fa divertire e che io mi ci affeziono sempre di più, imparo sempre di più. Quest'anno ho anche un navigatore nuovo, un ragazzo giovane, sveglio tanto, mi supporterà anche dalla parte sportiva, essendo lui, Gianluca Bergomi, un professionista del tennis di altissimo livello. Quindi ci sono gli ingredienti per divertirci sempre ancora tanto. E poi questa edizione che si svolge a giugno, proprio con la ripartenza anche tutta italiana di questa tragedia che ormai ci segue da un paio d'anni. E quindi ben venga anche questa Mille Miglia in questo periodo di ripartenza di cui tutti abbiamo bisogno, di cui tutti proprio non vediamo l'ora di uscirne e ritornare alla normalità ancora più entusiasti di prima. Ormai la Mille Miglia è alle porte, infatti partirà il 16 di giugno e oggi sono venuto a fare una visita al museo dove sono ospitate alcune fra le più belle e interessanti autovetture che hanno fatto la storia della Mille Miglia dal 27 al 57. Quest'anno fra l'altro parteciperò anche io con la mia berlinetta 508C Mille Miglia, che è una vettura cosiddetta aerodinamica perché fu creata da Revelli de Beaumont proprio per partecipare a questo tipo di manifestazione. Da Bresciano Doc sono molto felice di partecipare anche quest'anno alla Mille Miglia perché è l'evento che mette in lustro Brescia e avrà l'opportunità di dare un grande sostentamento economico anche a tutte le altre città che si trovano lungo il percorso, perché chiaramente costituirà un grande movimento turistico e culturale che veicolerà moltissimi appassionati, non solo italiani ma anche esteri, in tutti i punti di incontro e di passaggio della Mille Miglia. Quest'anno più che in passato, all'uscita di un periodo così cupo come è stato quello del Covid, la Mille Miglia sarà un'occasione in più per risvegliare la presenza delle persone, l'ottimismo e dare impulso a tutte le attività che saranno coinvolte in questa grande manifestazione che ha una caratura veramente di livello mondiale. Naturalmente tutti gli ospiti che verranno a Brescia per assistere alla partenza della Mille Miglia avranno anche la possibilità di venire a visitare il museo della Mille Miglia, che è situato qui a Santa Eufemia e che è particolarmente bello perché è ricco di informazioni delle manifestazioni fatte dal 27 al 57 e che sono qui a rappresentare le case automobilistiche che hanno partecipato in quegli anni gloriosi a questo evento.